Tanto che non lo perdo. Cioè, anche perché a un certo punto diventa poi una questione sempre con la competitività, eccetera, di bisogna iniziare a pensare che queste piattaforme, in digitale, eccetera, eccetera, strutturalmente non potranno essere mai più di una. Per esempio Facebook, ci sarà sempre solo un Facebook. Perché se l'amico mio non sta sul nuovo Facebook. Tu hai la mail? Sì, io ho. Anch'io. Però qual è il tuo fornitore? Io sto sul libero, però c'ho anche quella. Io sto cercando di avere questo. Però è diverso perché quelle piattaforme noi possiamo comunicare. Facebook non puoi, io non posso comunicare con Netlog, adesso non so mai. Perché? Perché non lo impediscono, cioè non so. Oggi, però non è il discorso che facevo prima. Quando i dati vengono separati ci sarà qualcuno che dovrà l'interoperabilità. Che differenza c'è tra Facebook e WhatsApp? E che differenza c'è tra WhatsApp e gli SMS? E perché non deve essere interoperabile? Con WhatsApp può funzionare, si può vedere Telegram, Telegram è molto meglio, però comunque la gente ha ancora WhatsApp. Però una cosa così pervasiva come Facebook, dove ognuno di noi ci ha passato così tanto tempo, è di fatto quasi smontabile. Non io poi parlo della politica che c'ha dei tempi, cioè la politica non riesco a trovare una forma di tassazione che vada vale a. Non è un altro discorso. Lo so che è un altro discorso, però che è una cosa molto più semplice da vedere e tutti riconoscono il fatto che non posso pagare 1%. Verrà deciso, guarda, segnatelo e ci rivediamo tra 10 anni. Verrà deciso che l'utente ha diritto, questo sta già cominciando ad essere deciso, a gestire i propri utenti. E poi verrà deciso che i social network devono interoperare. A questo punto sarà tua decisione su che operatore stare. Se stare su Telecom Italia o su Fastweb. Se stare su Facebook o su un tipo che avrà l'altro. Oppure costruirti tu il tuo e chiedere l'interoperabilità. Questa cosa accadrà. È inevitabile che accada. Posso chiedere? Vai. Della questa portabilità del dato che evidentemente stravolge anche il ruolo del pubblico. Quindi come possiamo prevedere, costruire il futuro dal punto di vista del pubblico, sia a livello nazionale che a livello anche più di infrastrutture locali? Allora, una delle cose più sbagliate del sistema pubblico di identità digitale è il nome, perché non è un sistema pubblico di identità digitale, è un sistema pubblico di autenticazione. Ma quando fu fatta la delega, ah ecco, quella è un'altra cosa che avevo proposto io e che adesso è in atto, quando fu fatta la delega, io l'ho prima fatto il mio incidente all'ospedale, ero uscito dalla terapia intensiva, e mi telefonarono perché nel pomeriggio perché da lì a poco doveva essere votata la legge delega per delegare il governo a mettere in piedi un sistema di autenticazione. Parlando con i giuristi, spiegare a un avvocato cosa vuol dire a un fine giurista molto esperto, perché cos'è autenticazione? Autenticazione è un concetto che non si dà in diritto, mentre si dà l'identificazione. E allora fu dato come essere la parola sistema pubblico di identità digitale. Ma non è identità, perché lì dentro c'è nome e cognome e i dati del codice fiscale. Non c'è altezza, peso, colore degli occhi, residenza, tutti quei dati che costituiscono la nostra identità. Qual è il ruolo del pubblico? Essere il titolare dell'identità dei propri cittadini. Questo è il ruolo irrinunciabile del pubblico, che è una cosa che stavamo rischiando di perderci. Quando io ho proposto questa cosa, ho fatto la prima riunione l'8 marzo del 2013,
tecnicamente c'era ancora il governo Monti, perché non c'era ancora il governo Letta, io l'avevo fatta perché c'era un comune che aveva cominciato ad offrire i servizi ai cittadini su Facebook. Allora, se la pubblica amministrazione applica al suo ruolo di governo della relazione con i cittadini mettendo un intermediario che è quello che dispone della possibilità di intermediazione, cioè andiamo per tutti, nel senso quello lì è proprio un ruolo fondamentale, quello è sicuramente un ruolo centrale. Poi un altro ruolo centrale è quello della gestione esclusiva di tutti i back-end della pubblica amministrazione. Non è sempre stato così, ci sono dei casi in cui non è stato così, ma il back-end dei ministeri, anagrafe, amministrazione locale, eccetera, devono essere back-end pubblici. Poi il resto è un perimetro che può variare nel tempo. Però hai fatto un passaggio, non è custode dei dati. Come? Ok. No, la pubblica amministrazione è custode dei dati dell'identità della persona. Dei dati dell'identità. Quindi ha i dati. Cioè, potrebbe non essere, potrebbe essere che decido io. Cioè io, anzi. Allora, bisognerà definire bene che cos'è l'identità. E questa è una bella riflessione, non è? Dire che cos'è la verità, che cos'è la felicità, sono concetti su cui tutti siamo d'accordo, e anche sull'identità. Se dobbiamo scrivere cos'è, è un po' più complicato. L'identità deve essere vista, a mio avviso, un po' come una cipolla. Il nocciolo della cipolla, la parte interna, deve essere gestita dal pubblico. Quello che per esempio adesso su Speed non è chiaro dove vanno, cioè su Speed noi abbiamo dei provider privati, sì. Quindi... ma non hanno l'identità. Però hanno solo l'autenticazione, non hanno i dati, non hanno neanche i dati della tua funzione, che è vietato usare i dati della tua funzione. Non hanno dati, hanno nome, cognome e i dati del codice fiscale, fine. Non sanno dove abiti, lo sanno magari perché se ti vendono un servizio ti devi dare la fattura, ma tu hai detto il domicilio, cioè non hanno la tua identità, quella è del Ministero dell'Interno.